questa opera che è veramente prestigiosa, non solo per la struttura architettonica, ma anche per il successo che connota, no? All'interno di un'amministrazione. Dobbiamo veramente dire che quando le cose sono belle, si vedono, ecco, la bellezza salta agli occhi. Quindi noi speriamo che anche la presenza dei bambini renda più festoso il centro storico della nostra città. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Dio principio e origine dell'universo dal quale scaturisce ogni bene, sia con tutti voi. Il Signore ci dà le energie perché lo serviamo con gioia. Anche il tempo libero, lo sport e il gioco offrono una pausa di distensioni allo spirito e l'opportunità di crescere nel corpo. Così, ristorati spiritualmente e fisicamente rinvigoriti, recuperiamo una maggiore armonia con il creato e con il creatore, che ci renda più disponibili all'incontro e alla fraternità universale. Ravviva in noi, o Padre, nel segno dell'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce al tuo amore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Prego. Il mio è un ringraziamento, consentitemi, alla professoressa Fusco, che è il delegato al settore, per il lavoro che ha fatto con la produzione. All'ingegnere Greco, che si è impegnato perché ci ha dato una grossa mano per la realizzazione, a Gianni Esposito, che ha reperito il finanziamento, l'ha portato, e quindi noi abbiamo avuto anche un po' la lungimiranza e il posto dove poter mettere questa ludoteca comunale. È l'unica ludoteca comunale che ci risulta gratuita di tutta la Campania, non sappiamo se ne sono altre in altre regioni. Ci sono già 30 bambini iscritti, le mamme che vanno a lavorare possono portare i loro bambini da 0 a 3 anni all'interno della ludoteca. Valuteremo l'opportunità anche nel pomeriggio di trovare altre possibilità col tempo per vedere, quando chiudono gli asili, i genitori continuano a lavorare, se possiamo essere utili a mamme che lavorano e a genitori che sono impegnati, che non hanno le possibilità. Questo lo vedremo col tempo. Quindi è un'ulteriore cosa che abbiamo fatto nella nostra città, è un impegno sostenibile che noi mettiamo tutti i giorni, chiaramente da pensare una cosa, a trovare una fonte di finanziamento, a realizzarlo. In alcuni casi passano anche 6, 7, 8, se non 10 anni, perché la burocrazia non aiuta lo sviluppo. Quindi un ringraziamento anche a tutti quanti voi, a Don Gianni sempre per la presenza, e alla stampa che vorrà comunicare, secondo me con giusta oculatezza, questa cosa fatta per la nostra città. Grazie a tutti quanti voi. Sono reciproci, perché io devo ringraziare soprattutto voi, perché in realtà questo è un progetto che va avanti già dalla vecchia amministrazione, quindi qualche giorno sono venuta da voi, ho risposto alla mia idea, io voglio creare una biblioteca, voi ci avete messo a disposizione, siamo andati alla ricerca dei locali, io ho detto lo voglio nel centro della città, siamo venuti e ci avete messo a disposizione perché mi avete fidato per fare in modo tale che queste macerie, che erano delle macerie, potessero concretizzarsi in questa biblioteca così fantastica. Poi è ovvio che le difficoltà economiche sono per tutti, però io sono messo come singolo, sono testarda, ho trovato degli amici in una strada, ho trovato me, ho trovato Giovanni e quindi altre persone, ci siamo messi in sinergia, abbiamo presentato un progetto, Capua teneva questa biblioteca, ci avevano chiesto delle schede informative, cioè che cosa ha fatto il delegato alle politiche sociali, siccome avevamo fatto tanto, l'ok è stato dato. Poi abbiamo lavorato incessantemente, pensate che qua siamo stati fino a mezzo, con me, con tutti quanti, con gli artisti che sono anche qui presenti, che vorrei ringraziare con un applauso. Ringraziamento lo voglio dare anche a tutto il personale dei servizi sociali, al dottore Di Vittiano, il Cattino, che veramente non mi dice mai di no, perché dice andiamo avanti
io sono convinta che le cose che proponete sono fattibili e quindi anche lui mi guida, perché io devo anche riconoscere che anche se sono 8 anni che sono in politica, sono sempre pochi anni per poter imparare. È compito di dirigenti. Io ho trovato un altro dirigente, così come la dottoressa Alcir, lo staff, Roberto, Giuliano, tutti quanti, veramente mi sono stati tutti quanti vicini. Io sono felicissima perché, guardate, oggi la politica è bla 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 bla, cioè si blatera ma non si concretizza. Le parole se ne vanno col vento, ma io invece dico che anche se non ci sarò più politicamente parlando, però qualche cosa abbiamo lasciato, quindi anche se le critiche sono sempre tante, però le critiche sono importanti perché ci permettono poi di costruire, di migliorare, di vedere anche degli errori. Quindi un ringraziamento a tutti quanti, anche a chi non è presente perché c'è vicino con il pensiero. Grazie a tutti. Ecco qua.